Carissimi amici, siamo arrivati in questa meravigliosa location ospitante l'evento Relais du Lac a Lézé Ubaye. Tra poco inizierà il briefing per i nostri equipaggi per quanto riguarda la giornata di domani e dopo la cena conviviale che darà lo start al nostro Grand Tour du Lac. Amici, noi ci troviamo già nel primo punto del checkpoint, alle Crotte à Fromage et Tradition, dove i nostri equipaggi arriveranno dopo un trasferimento non troppo complicato, ma che durerà circa 40 minuti. Siamo qui e siamo in attesa di cronometrare la loro sosta. Grazie per la collaborazione e noi abbiamo l'usanza di lasciare un piccolo pensiero del nostro passaggio. Grazie ancora, grazie di cuore. Grazie a lei. Prego. Siete tutti benvenuti. Possiamo nominarlo Delitto a Crotte. Cosa state combinando lì col roadbook, ragazzi? Stiamo studiando. Nulla, studiamo. Studiate con un cellulare in mano, quindi... No, cellulare, facciamo messaggi, WhatsApp. Vi state già portando avanti? Ma anche un cronometro, ovviamente. No, cronometro, 30 minuti. Come è stata questa prima parte del Grand Tour du Lac? Prima parte bella e soprattutto, vabbè, giornata splendida. Adesso vediamo come va avanti, ma sicuramente bello. Adesso sono i primi 30 km, scarsi 29, vediamo.
c'è una seconda parte che è un po' più lunga, un po' più complicata. Ah, ok. Ok, buon divertimento e ci vediamo all'arrivo. Grazie mille. Grazie. All'arrivo. Abbiamo creato un gruppo di studiosi, tutti che studiano. Destra 4, per sinistra 5, attenzione dritto, vai. Tutto bene, signor Banchio? Sì, benissimo, benissimo. Posso dire in bocca al lupo? Viva lupo. Sì, sì, viva lupo. È il posto più sicuro che ci sia. Amiche e amici, la nostra carovana è arrivata al villaggio artigianale della Bréole, le Petit Village Artisanal. È un posto magnifico, veramente straordinario, che ospita delle botteghe di vere artigiani, vere eccellenze del territorio, dove c'è una produzione, una vendita diretta. Siamo all'interno di una di queste, in compagnia di questa signora molto simpatica alla mia sinistra, ed è usanza consegnare un piccolo riconoscimento, un piccolo cadeau del nostro passaggio. Madame, ceci c'est une petite plaque, une petite fiche, qui va testimonier notre passage avec notre transmission et notre association culturelle récréative qui s'appelle Dimension Vintage. Aujourd'hui, nous avons un petit peu de voiture ancienne, oui. Et ce village, c'est très joli, c'est fantastique, ouais, c'est un message phénoménal. Ça, c'est vrai. Merci madame. Ben, merci beaucoup. À vous. C'est super, on va l'accrocher. Voilà, bien, ah, ben bien oui. sûr. Allora, come diciamo spesso, le nostre avventure continuano, quindi restate con noi. Come avete trovato questa prova d'orientamento turistico che coniuga i paesaggi con le specialità enogastronomiche del posto? Molto, molto bello, sia dal punto di vista di panorami, di strade, strade bellissime, infatti penso che ci ritornerò molto volentieri ad esplorare un po' più la zona. Poi non sono mancati come al solito i vari spot di compra, vendita, formaggi, vini e chi più ne ha più ne metta, che giustamente bisogna fare anche girare l'economia locale. E boh, tutto bello. Bella la prova anche, che è la prima volta che facciamo una prova così a tempo non agonistica. È stato molto divertente. Complimenti.
Io confermo, specialmente le zone paesaggistiche sono veramente suggestive, ci sono cose che magari nei nostri territori non le vediamo spesso, laghi così grossi in mezzo alle montagne, veramente bello. E poi cibo, fantastico, compagnia ancora di più, quindi non si può dire assolutamente niente se non grazie mille, come sempre. Chiara Susanna, come ha trovato questo nostro Grand Tour du Lac? Per me è stata una prima esperienza con questo gruppo e è stato innanzitutto a livello umano molto, molto piacevole, ho trovato veramente delle persone amabili, diciamo, sono forse nate anche delle amicizie, direi, e anche prima esperienza come tour fatto anche in questa maniera un po' particolare, con le tappe, con il gioco, diciamo, di riuscire ad orientarsi. È stato molto interessante. Io ero qua insieme a mio papà, Sergio Susanna, fratello di Luciano Susanna, carrozziere di auto storica, maestro, possiamo chiamarlo così, anche per presentare un'anteprima, qualcosa che partirà ad Alba dal prossimo anno, e cioè nel luogo dove lui ha vissuto e lavorato, la sua officina, la sua casa, sorgerà un museo dedicato alle auto che lui ha ricreato, e intorno ad esse la storia di quello che è stato lui, il suo lavoro e quello che ha dato a chi è appassionato di auto d'epoca. Oltre a questo, la casa è grande, accogliente, anche un bel cortile che diventerà un punto di ritrovo per gli appassionati, gli amici e anche persone di passaggio, turisti, persone che si vogliono avvicinare a questo mondo, dare un nuovo senso alla creatività, ad un laboratorio che diventa laboratorio di idee, di nuove cose. Non voglio dire troppo perché lo si scoprirà venendo sul posto. Mattia Pronesti e Mara Stroppiana, grazie per la vostra presenza. Un percorso formidabile con dei paesaggi mozzafiato, ma con una vettura speciale. Qual è questa vettura? È un Alfa Romeo Giulia Super del 1972. Come è arrivata questa passione? Questa passione arriva fin da piccolo, quando andavo a vedere rally con mio papà e tutto. Poi, facendo la scuola da meccanico auto e tutto, ho incominciato poi a lavorare nel settore del restauro di auto d'epoca. Allora da lì ho comprato la Giulia e me la sono restaurata con calma e con tempo, con molta passione, andando a cercare i pezzi, cercando di comunque conservare un veicolo che si trova già in ottime condizioni e appunto cercando di conservarlo al meglio. Mara, dal punto di vista di una donna, com'è questo mondo delle vetture? È un mondo sicuramente particolare, spesso si pensa che sia un mondo solamente maschile, in realtà negli ultimi anni questo mondo sta diventando anche molto femminile, c'è anche tanta passione anche da parte delle donne, anche perché sono auto che spesso ti vengono a dire sono difficili da guidare. Non è vero, è un'auto anzi molto piacevole da guidare, ha una guida che purtroppo sulle auto moderne non troviamo più, quindi secondo me ti fa appassionare ancora di più alla guida e ancora di più alla strada, perché hai un occhio completamente diverso sia per quanto riguarda la strada sia per quanto riguarda un panorama. Noi per esempio con la Giulia abbiamo un vetro anteriore enorme, fantastico, e quindi non ti perdi nulla di tutto l'ambiente circostante.